Facciamo un applauso alle prime due squadre, grazie. Facciamo un riepilogo. La squadra rossa è formata dai seguenti giocatori. In porta Salvatore Abate, poi c'è Vincenzo Matracia, il capitano Marco Librizzi, Antonio Morsicato, Giovanni Muratore, Giuseppe Tarantino, Luca Morsicato, Stefano Cirafici, Vincenzo Tomasello, Francesco Cusimano e c'è un altro Salvatore Abate, caso di omonimia. La squadra gialla in porta Pirrotta Giampiero, poi Francesco detto Ciccio Cefalù, il numero 3 Toni Cefalù, Pietro D'Angelo, Dario. Il service audio è offerto dal grande Giovannino Sunseri. Gli amici che ci hanno allietato musicalmente, i nostri carissimi Dario Tomasello e Carmen Rio. Il tiro di Cefalù parato dall'attentissimo Abate, la testa di Caminita, ancora Tomasello, Tomasello guarda, non si intende col compagno, invece sì, Matracia il tiro, attenzione, la palla sul filo del calcio d'angolo, ancora Tomasello, fallo laterale, sbatte Tomasello, ancora Matracia il tiro, la palla va fuori, recuperata dagli amici blu. Ricordiamo le attività commerciali che ci hanno permesso di realizzare in grandissima parte questo meraviglioso primo memorial Ciao Bartolo, il covo del Brigante Bar nella persona di Giuseppe Marino, il covo del Brigante Ristorante nella persona di Cristian Milone. Ringraziamo anche la nostra video operatrice Marlene Tardio, il fotografo Sebastiano Lobuono, Madosa di Domingo Arena, Palumbo Costruzioni di Enrico Palumbo che ha collaborato. Marcello presentissimo in questi primi frangenti di gioco, la palla inesorabilmente. Palumbo il passaggio, attenzione! Abate attentissimo, ancora Tomasello, soppi petto. Io ancora yoga. Interviene, dice Palumbo, il tiro di Ibrahimovic, detto Michele. Una capigliatura inedita alla Vikings. Lo chiamavano il vichingo giallo. Palumbo ancora il passaggio per Cefalù. Cefalù controlla, sbaglia ancora una volta. Palumbo difende la difesa dei gialli. Passaggio ancora, la palla va in fallo laterale. Ringraziamo l'arbitro sempre attento, il nostro Paolo Palisseri. La palla sul filo del fallo laterale, il tiro, la parata di Abate. Facciamo un applauso al nostro portiere. Sì, grande parata, grande partecipazione del pubblico. Si sblocca la partita, attenzione! Siamo entrati in partita, adesso è tutto più avvincente. Tarantino non la becca di testa, ancora Cefalù, contropiede dei gialli. Pirrotta cambia tutto con Rizzo, ancora un cambio di fronte per Palumbo e attenzione, l'arbitro ha fissiato. Mi raccomando, chiamiamo l'arbitro signore, come facevamo, signore, come ci ha insegnato Bartolo, eh? Assicuriamoci delle condizioni del Palumbo. Grande fair play finora. Grande esperienza di Palumbo. Assolutamente sì. Allora, Rizzo, mi piacerebbe sentire un... Oh! Rizzo, prendiamo le palabra, invece Palumbo, il tiro di Palumbo, intercetta Cefalù e la palla va fuori, peccato. Signore e signori, un applauso al nostro Pietro D'Angelo che è appena entrato in partita. Caratteristico numero 10, grande amico mio. Adesso Abate si occupa di battere il fallo laterale. La palla Librizzi, intercetta Rizzo, attenzione, erroraccio da parte della squadra rossa, Cefalù, tutto da rifare, la palla ancora in gioco, Palisseri non fischia, ancora Morsicato, palla alta, intercetta Rizzo, stop, grande mancino.
Tarantino, prestatissimo, uno dei giocatori migliori. I due fratelli non si intendono e quindi c'è il fallo laterale. Se stesso, il calcio d'angolo battuto da Cusimano. Attenzione, tiro! Incredibile l'aggressività della squadra rossa. Il tiro di Matracia, colpito d'Angelo, ancora Matracia, Tarantino, 1-2 e il gol 2-0, ha segnato Morsicato. Grande Morsicato. Morsicato ha fatto il secondo gol e chiede la sua. Ricordiamo che l'arbitro è il signor Paolo Balistreri da Pravia, riconoscibile per la coppola blu. Il passaggio per Abate, Caminita, è rientrato ancora, attenzione, Caminita ancora avanti la porta, il tiro è autogol, autogol del Morsicato, 2-1, un applauso a Luchino Morsicato. Cose che possono capitare, dai. Va bene, non ha capito bene dove deve segnare, però ha segnato. Corretta. Attenzione, questa è una bella posizione per il Palumbo, potrebbe crossare, potrebbe tirare, occhio alle teste signori. Il tiro di Palumbo, Morsicato, la blocca di schiena, calcio d'angolo intanto, sempre Palumbo, quando mancano meno di 3 minuti. Palumbo, il cross colpito dal portiere Abate, intanto ancora l'Angelo con la palla, grande giocatore di maglia gialla e Abate la mette fuori, mi pare di aver visto bene. Colpito da Librizzi, Tomasello, colpo di testa. Il risultato intanto è stagnato sul 2-1. Autori delle reti, Tarantino, Morsicato e autogol di Morsicato, Luchino. Saranno di un'unica durata, quindi senza tempi.